vigorosa espansione e un successivo rallentamento. Dopo la guerra fu innanzitutto necessario procedere alla ricostruzione dell'economia dei paesi coinvolti nel conflitto, molti dei quali avevano subito parecchie distruzioni sul loro territorio, e riconvertire la produzione da una produzione di guerra a una produzione di pace. Un'altra caratteristica del periodo dell'esame fu la contrapposizione fra due modelli economici: l'economia di mercato da un lato e l'economia pianificata dall'altro. Si trattò di una sfida fra i due sistemi economici. Questo scontro è terminato con il crollo dell'economia pianificata e il vincitore è l'economia di mercato, che si afferma dappertutto. La popolazione mondiale fra il 1950 e il 2017 si è triplicata. La vita media si allunga fino a 80 anni. Nelle nazioni avanzate sono diminuiti i bambini e aumentati gli anziani, mentre nei paesi in via di sviluppo il numero dei bambini continua a essere superiore rispetto agli anziani. Una delle conseguenze dell'incremento demografico è un'ulteriore espansione dell'urbanesimo, venendosi a formare delle agglomerazioni urbane. Le migrazioni hanno assunto una nuova caratteristica. Con l'entrata in vigore della Comunità Economica Europea e con accordi fra diversi stati del vecchio continente, vi fu una forte corrente migratoria dei paesi dal Mediterraneo verso quelli dell'Europa centrale e settentrionale, che duravano fino agli anni 70. Un gran numero di emigrati, italiani, turchi, greci e spagnoli, si diresse verso la Germania, il Belgio, la Francia e la Svizzera, con parecchi problemi per trovare una sistemazione, un lavoro e una vita accettabile. Nei decenni successivi alla Seconda Guerra Mondiale si sviluppavano tutti i settori produttivi grazie all'incessante progresso tecnologico. La produzione agricola aumentò considerevolmente in seguito all'utilizzazione delle nuove macchine e all'uso sempre più esteso di insetticidi, fertilizzanti e nuovi metodi di coltivazione e delle nuove varietà di grano, mais e riso, nonché grazie alla diffusione dell'irrigazione. La produzione agricola crebbe nei paesi ricchi, che potevano anche importare. La quantità media di calorie disponibili per persona risultò superiore a quella necessaria e si diffuse l'obesità, diventata una patologia del benessere, mentre nei paesi più poveri non riuscì a soddisfare le necessità della popolazione e rimase sotto il minimo vitale. Gli effetti furono diversi nelle varie aree del mondo. Nei paesi industrializzati la produzione agricola divenne eccedente e i prezzi mostrarono la tendenza a diminuire. I governi furono costretti a intervenire per proteggere i redditi degli agricoltori e sostenere i prezzi. Si applicarono non solo dazi doganali all'importazione, ma si fece soprattutto il ricorso alle cosiddette barriere non tariffarie. Queste ultime servivano a scoraggiare le importazioni in diversi modi. Per esempio, le merci dovevano avere delle certificazioni complesse, elevati standard di qualità, oppure subivano dei controlli doganali molto precisi. Nei paesi più poveri, invece, soprattutto in Africa, la produzione agricola era insufficiente. Si andava spesso a crisi alimentari, a periodi più o meno lunghi di malnutrizione. L'industria metallurgica si rinnovò e si diffuse la produzione di leghe leggere. Aumenta anche la produzione dell'industria elettrica, è diventata indispensabile per tutte le attività produttive e le esigenze della vita moderna. Il petrolio, seguito dalle numerosi metodi di trazione come automobili, aeroplani e trattori. Il petrolio ormai faceva alimentare tutte le tipologie di trasporti. L'industria automobilistica anch'essa aumentò la sua produzione. L'industria aeronautica ha prodotto una grande quantità di aeroplani e per conseguenza si costruivano giganteschi aeroporti in tutto il mondo.
Le nuove industrie dopo il dopoguerra riguardavano in diversi campi, come l'energia atomica, l'industria aerospaziale, l'industria informatica e la costruzione di centrali nucleari per la produzione di energia elettrica. E infine la conquista dello spazio, che contrappose per qualche decennio gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica. I sovietici riuscirono a mettere in orbita il primo satellite artificiale, lo Sputnik, e a lanciare il primo uomo sullo spazio, mentre gli americani avviarono il loro costoso programma spaziale, Apollo, che nel 1969 portò due uomini sulla Luna, Neil Armstrong e Edwin Aldrin. In diversi paesi si passò nel giro di alcuni decenni da un'economia agricola a un'economia post-industriale, compiendo un salto incredibile che provocò problemi di adattamento alle persone e a cambiamenti così rapidi. Il settore terziario si ampliò notevolmente e aumentarono molti servizi pubblici e privati a disposizione della collettività. Una delle conseguenze dello sviluppo economico, e in particolare della terziarizzazione dell'economia, è stata la maggiore presenza delle donne nel mondo del lavoro. Tant'è che si parla di femminilizzazione di alcuni rami, come insegnamento, servizi sanitari e pubblica amministrazione, anche in campi tradizionalmente ritenuti maschili, quali la politica, la magistratura, le forze armate. Le donne sono diventate sempre più numerose. Il commercio interno ha cambiato aspetto. Nei principali paesi sviluppati continuano a prevalere negozi al dettaglio. I centri commerciali, per esempio, enormi fabbricati sorti al centro o nelle periferie di città grandi e piccole, che offrivano qualsiasi tipo di merce di largo consumo. Si sviluppa anche il commercio elettronico che consente di fare acquisti tramite internet, attraverso apposite società specializzate come Amazon. Il commercio estero è in continua crescita. Esso agevola la decisione di adottare una politica di libero scambio e di ripristinare il sistema di cambi fissi. Le banche inoltre ampliarono i mezzi di pagamento mediante la diffusione delle carte di credito, che queste carte, oggi come oggi, sono una sorta di moneta elettronica, che in molti paesi costituisce un mezzo per pagare merci o servizi ed è destinata a sostituire la moneta cartacea. Un comparto che si sviluppa dopo la guerra, che assunse molta importanza, è il turismo di massa, considerato un fenomeno di élite. La gestione dei flussi turistici richiede l'intervento dei tour operator, società capaci di organizzare viaggi e soggiorni in ogni parte del pianeta. Grazie al turismo, per spostarsi, si utilizzano in misura crescente sempre più l'aeroplano, il treno, le automobili. E quindi il turismo diventa un fenomeno di massa che acquista notevolmente rilievo economico. Inoltre, il turismo ha effetti positivi su molte attività, trasporti, alberghi, ristorante, montagna, artigianato e quindi anche sull'occupazione. Ricostruire l'economia mondiale, furono tenuti diversi incontri e si stipularono alcuni trattati che gettarono le basi del nuovo ordine politico ed economico mondiale. Furono firmati nel 1944 degli accordi politici come Yalta e l'ONU e accordi economici come Bretton Woods e Gates, il GATT. Alla conferenza di Yalta portò alla divisione del mondo in due zone di influenza, americana e sovietica. Sotto l'influenza sovietica caddero i paesi dell'Europa orientale, mentre sotto l'influenza americana l'Europa occidentale. A San Francisco nacque le Nazioni Unite con lo scopo di mantenere pace e sicurezza, realizzando una cooperazione internazionale in campo economico e sociale e culturale, promuovendo il rispetto la libertà e i diritti dell'uomo. I paesi aderenti all'ONU all'inizio dell'anno 50, che aumentò progressivamente fino a comprendere tutti gli stati indipendenti della Terra. Mentre per gli accordi economici abbiamo Bretton Woods e GATT.
A Bretton Woods, i rappresentanti di 44 paesi ripristinarono, sempre nel 1944, un sistema monetario internazionale basato su cambi fissi, dando vita a un nuovo Gold Exchange Standard, con una sola moneta convertibile in oro, a beneficio dello statunitense, che poteva essere cambiato in oro soltanto dalle banche centrali. Quando la banca centrale non possedeva una sufficiente quantità di tale moneta straniera, poteva ricorrere al Fondo Monetario Internazionale, FMI, istituito proprio per assicurare la stabilità dei cambi. Esso infatti disponeva di un fondo di valute nazionali versate dai paesi che ne facevano parte, da quale potevano prelevare il denaro necessario e concedere anticipazioni ai paesi che ne avessero bisogno. Infine, un altro organismo sorto a Bretton Woods fu la Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, meglio nota come Banca Mondiale, che era stata istituita per ricostruire i danni dei paesi, i danni della guerra. Nel 1947, 23 paesi firmarono il GATT, un accordo generale sulle tariffe e sul commercio. In verità si voleva creare un'organizzazione internazionale del commercio da affiancare al Fondo Monetario e alla Banca Mondiale. In attesa di realizzare questo obiettivo, si diede vita a un accordo provvisorio denominato GATT, che invece durò quasi mezzo secolo. Il GATT si proponeva difatti la fine degli accordi bilaterali che avevano regolato gli scambi fra le due guerre e l'affermazione della multilateralità nei rapporti commerciali internazionali mediante l'applicazione della clausola della nazione più favorita e la progressiva riduzione delle barriere doganali. Nel mese di giugno del 1947, in un discorso alla Harvard University, il generale George Marshall, segretario di Stato americano, propose un piano di aiuti ai paesi europei che avevano fatto richiesta, meglio noto come Piano Marshall, la cui gestione era affidata all'ECA, Economics Corporation Administration, un organismo del governo americano con sede a Washington. I paesi europei, con l'esclusione dell'Unione Sovietica e dei paesi socialisti dell'Europa orientale, che non vollero aderire all'ERP, si associarono all'OECE, Organizzazione Europea per la Cooperazione Economica, con sede a Parigi. I governi dei paesi che avevano bisogno di aiuti formulavano un piano di interventi che con le loro richieste ne inviavano all'OECE, che lo esaminava e lo trasferiva all'ECA in America. Il governo americano acquistava sul proprio mercato i beni richiesti, contribuendo così ad assicurare uno sbocco alla propria produzione. Quando il piano Marshall ebbe termine dopo aver ottenuto risultati superiori alle aspettative, il piano Marshall riuscì ad aiutare l'Europa nella sua ricostruzione e riuscì anche a far diminuire la disoccupazione in quasi tutti i paesi europei. L'economia mista è un tipo di economia dove convivono imprese pubbliche e private in concorrenza fra di loro. Furono nazionalizzati importanti rami dell'economia e si avviò una politica di pianificazione. Le imprese nazionalizzate continuarono a operare in un regime di libero mercato, godendo di loro autonomia. In Francia si procedette alla nazionalizzazione della Banca di Francia. In Gran Bretagna, invece, la nazionalizzazione riguardò diversi campi. Successivamente, le nazionalizzazioni riguardarono la Germania, dove passarono allo Stato la produzione di alluminio e alcune case automobilistiche. In Italia furono nazionalizzate delle imprese di distribuzione di energia elettrica e venne istituito l'Enel, Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, nel 62. La pianificazione fu adottata in alcuni paesi europei in forma molto diversa da quella sovietica. Essa non fu indicativa. Essa fu solamente indicativa e si fondò su un accordo fra le parti sociali, imprenditori e sindacati. La pianificazione fu più incisiva in Francia, dove si predisposero diversi piani quadriennali, mentre fu meno efficace in Gran Bretagna e in Italia.
Ma gli interventi più consistenti furono quelli che portò alla nascita del moderno welfare state, ovvero lo stato del benessere, che si proponeva di assicurare l'assistenza al cittadino dalla culla alla bara. Il welfare state moderno nacque in Gran Bretagna grazie all'opera dell'economista William Beveridge. Secondo Beveridge era necessario giungere a quella che chiamava la liberazione del fabbisogno del cittadino, ossia la liberazione delle ristrettezze economiche, della malattia, dell'ignoranza e miseria. Il progetto di Beveridge si basava su tre pilastri fondamentali: un sistema di previdenza sociale capace di intervenire in tutti i momenti critici della vita, un sistema di assistenza sanitaria universale, accessibile e gratis a tutti, e una politica economica basata sul pieno impiego. Lo stato sociale si rivelò molto costoso e le spese per mantenerlo aumentarono notevolmente. I governi furono costretti ad aumentare la pressione fiscale e dovettero ricorrere all'indebitamento. Con l'espressione Golden Age, gli storici fanno riferimento al lungo periodo di crescita economica continua e stabile, che va dal 50 al 73, che presenta la caratteristica di una nuova fase del ciclo di Kotlatep. Si trattò di una vera età dell'oro che riguardò soprattutto i paesi sviluppati, mentre il divario con i paesi arretrati andava ad aumentare, nonostante gli sforzi. Esso era chiamato il terzo mondo, i paesi in via di sviluppo. La crescita riguardò tutti i settori, l'uomo vide aumentare i beni a sua disposizione, capace di soddisfare i nuovi bisogni, molti dei quali indotti più per moda o per pubblicità, che dalle reali esigenze, sicché si parla di consumismo. Si diffusero beni di consumo durevoli, prodotti in serie come l'automobile, elettrodomestici e televisori, che potevano essere venduti anche a rata. Il commercio internazionale fece registrare un forte incremento, grazie alla scelta di tutti i paesi di passare al libero scambio. La produttività aumenta grazie allo sviluppo tecnologico e consentì sufficienti margini di profitto alle imprese, senza che esse dovessero alzare i profitti o diminuire i salari. La rapida crescita nel dopoguerra fu dovuta a numerosi fattori: la disponibilità di una tecnologia che faceva dei passi giganteschi con un'accelerazione incredibile, il ruolo dello Stato, che in diversi paesi registrò una forte presenza del settore pubblico, che da solo concorreva alla formazione della quota del PIL. Lo Stato che si assunse il compito di stabilizzare la moneta e garantire l'occupazione, una cooperazione internazionale, la formazione del mercato del capitale umano, che si raggiunse un elevato grado di istruzione della popolazione e si riuscì ad abbattere l'analfabetismo. Disponibilità di capitali e sistema di cambi fissi, bassi prezzi delle materie prime e bassi salari periodo di intenso sviluppo economico che aveva caratterizzato il dopoguerra si interruppe all'inizio degli anni 70. La domanda aumentò molto più lentamente, la produzione industriale rallentò, il commercio internazionale pure, e la disoccupazione riprese a crescere. Di conseguenza aumenta anche l'inflazione molto rapidamente. Due eventi particolari segnavano questo nuovo periodo: il crollo del sistema monetario internazionale e gli shock petroliferi. Il sistema di cambi fissi vacillava. Anche la moneta americana fu sottoposta a pressioni speculative da parte di chi prevedeva la situazione. Il presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, dichiarò l'inconvertibilità del dollaro, che da allora non si poté più cambiare in oro e fu lasciato fluttuare liberamente. Nel 1973 il Gold Exchange Standard fu definitivamente abbandonato. Da allora i cambi divennero fluttuanti, ossia determinati dalla domanda e dall'offerta delle valute. L'altro evento che segnò quest'epoca fu il primo shock petrolifero del 1973, quando scoppiò la quarta guerra arabo-israeliana, detta del Kippur. Alcuni paesi esportatori di petrolio
deciso di penalizzare gli stati che avevano appoggiato Israele e si ridussero la produzione di petrolio e aumentarono il prezzo, che arrivò a duplicarsi in pochi mesi, passando da 3 a 12 dollari al barile. I paesi industrializzati che dipendevano dall'importazione di petrolio per il funzionamento delle loro fabbriche e per i consumi subirono un vero shock e furono costretti a iniziare una politica di risparmio energetico. Nel 1979 si verificò un secondo shock petrolifero, il prezzo del petrolio aumentò ancora una volta di 10 volte rispetto a quello del 73. In seguito a questi due shock petroliferi, divenne conveniente ricorrere sempre più al gas naturale, specialmente il metano, peraltro meno inquinante di carbone e petrolio. L'aumento del prezzo del petrolio ebbe due effetti principali: fece crescere i costi di produzione e di distribuzione di tutti i beni e si mise a disposizione dei paesi esportatori di petrolio un'enorme quantità di dollari, che si disse petrodollari. L'inflazione galoppante che caratterizzò gli anni 70 e 80 ebbe diverse cause: aumento del prezzo di petrolio, che comportò un incremento dei costi di trasporti, aumento dei salari, aumento della domanda dei beni a causa dell'incremento demografico. Per la prima volta in un lungo periodo inflazionistico si verificò in tempo di pace contemporaneamente una fase negativa del ciclo economico, che prese il nome di stagflazione proprio per indicare la coesistenza di stagnazione e inflazione. Le imprese si presero la libertà di assumere e di licenziare la manodopera, con possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con orario ridotto. Lo stesso modello di sviluppo fordista cominciò ad evolversi verso un nuovo modello chiamato post-fordismo. Il fordismo era caratterizzato dalla produzione di massa attuata mediante la catena di montaggio. Il nuovo modello post-fordista, viceversa, sperimentato sempre dalla fabbrica automobilistica giapponese, la Toyota, si proponeva di abbandonare la produzione basata sulla catena di montaggio per passare alla produzione snella, più adatta alle mutate esigenze di mercato, in grado di sfruttare nuove tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni. Si andò a fermare così il nuovo modello della produzione snella, che si fondava in particolare su una maggiore flessibilità operativa. Fecero anche ricorso al decentramento e alla delocalizzazione. Il decentramento produttivo consiste nell'affidare determinate operazioni o lavorazioni ad aziende più piccole, esternalizzazione, dove si venne a costruire un complesso sistema di subforniture molto flessibile che consentiva di aumentare o ridurre la produzione con una certa facilità. Se gli affari andavano male si sarebbe rallentata, se gli affari andavano bene sarebbe aumentata. La delocalizzazione consisteva nel trasferire alcune fasi del processo produttivo o l'intero processo produttivo nei paesi in cui vi erano condizioni più favorevoli. In particolare, bassi costi di manodopera e una tassazione più contenuta. Si applicarono anche diverse modalità lavorative che portavano alla graduale riduzione del lavoro, basate sul lavoro di gruppo e su una pluralità di mansioni affidate al dipendente. Diminuì però la sicurezza del posto di lavoro e i lavoratori furono costretti a cambiare spesso occupazione, sicché divenne difficile per un individuo restare tutta la vita presso la stessa azienda o svolgere le stesse mansioni. Un'altra caratteristica del periodo in esame fu la costruzione di molte piccole e medie imprese, spesso concentrate in alcune zone, che assunsero le caratteristiche di distretti industriali. La ristrutturazione economica in seguito alla crisi degli anni 70 favorì la globalizzazione economica. Con questo termine si intende il fenomeno che ha portato alla formazione di un mercato mondiale dei fattori della produzione, prodotti, servizi, lavoro e capitali. Ciò è stato reso possibile dal progresso tecnologico. La globalizzazione, infatti, invase tutte le sfere della vita sociale, come la cultura, istruzione, comunicazione e tecnologia. Ormai gli uomini di tutto il mondo dispongono delle stesse informazioni tramite la rete internet. La globalizzazione economica è stata senza dubbio agevolata
delle attività delle imprese multinazionali. La conseguenza è stata un'enorme intensificazione degli scambi e degli investimenti internazionali. La globalizzazione riceve parecchi consensi e critiche. Le persone favorevoli ritengono che essa può condurre a un mondo più ricco, libero e equo, contribuendo a ridurre la distanza fra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, uniformando prezzi e salari a livello mondiale. I suoi avversari, invece, ritengono che, guidata dalle multinazionali e dalla finanza, porterà una nuova forma di sfruttamento dei paesi sottosviluppati, che non sono in grado di far sentire la loro voce e difendere i loro diritti e interessi. Non riuscirà neppure a far diminuire la povertà mondiale, ma farà aumentare l'inquinamento e provocherà una distruzione delle risorse naturali. In mezzo a queste due posizioni estreme stanno coloro che ritengono che la globalizzazione è un fenomeno ormai irreversibile, che però deve essere governato e regolamentato per evitare che possa nuocere alla salute del popolo e alla democrazia, e anche per accrescere ai suoi effetti positivi. Una particolare importanza riveste la globalizzazione finanziaria, che ha portato alla formazione di un mercato mondiale dei capitali sulla quale essi si muovono in tempo reale da una parte all'altra del pianeta. Ciò ha prodotto un'espansione senza precedenti dell'economia finanziaria, che viene contrapposta all'economia reale, costituita dalla produzione e dalla vendita di beni e servizi. Si parla anche di finanziarizzazione dell'economia, per indicare il ruolo predominante che la finanza ha assunto nell'economia dei principali paesi come Stati Uniti e Europa. Per cercare di comprendere questo fenomeno, bisogna ricordare che i capitali in cerca di investimenti provengono principalmente dalle banche e dagli investitori istituzionali. Gli investitori istituzionali sono società o enti obbligati per legge a impiegare i fondi disponibili in titoli o in immobili. Di queste istituzioni guidano in sostanza la finanza internazionale e con le loro decisioni influenzano l'andamento dei mercati. Stiamo parlando dei manager. Gli investimenti finanziari hanno assunto sempre un carattere speculativo, nel senso che gli investitori puntano al guadagno immediato, sia con la classica compravendita di titoli, si acquista per rivendere dopo poco tempo a un prezzo più elevato. L'eccezionale sviluppo dell'economia mondiale nella seconda metà del Novecento produsse un ulteriore divario fra i paesi ricchi e i paesi poveri, facendo aumentare le disuguaglianze emerse già nei secoli precedenti. Solo nell'ultimo ventennio il divario è cominciato a diminuire. Negli ultimi tempi il mondo sembra potersi dividere in tre parti. In cima ci sono i paesi sviluppati. Al secondo posto abbiamo i paesi in via di sviluppo, con una crescita in misura consistente, e in fondo abbiamo i paesi arretrati, che fanno fatica a uscire dal sottosviluppo e non riescono a recuperare il ritardo, chiamati anche i paesi del terzo mondo. Le principali economie del mondo sviluppato continuano ad essere l'Unione Europea, Stati Uniti e Giappone. Le politiche economiche dei paesi in via di sviluppo, che costituiscono la realtà anche profondamente diverse fra di loro, presentano alcune caratteristiche comuni che è opportuno richiamare. Quasi tutti i paesi in via di sviluppo individuarono dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale strategie di sviluppo simili, come l'intervento diretto dello Stato nell'economia. Furono nazionalizzati importanti settori produttivi e vennero conservati o introdotte misure protezionistiche a beneficio di alcuni comparti industriali. Furono impostati bassi prezzi per i beni di consumo essenziali e si fissarono livelli minimi dei salari. Le politiche di sostituzione delle importazioni. Queste politiche tendevano a favorire la creazione di impianti industriali in grado di produrre nel proprio paese i beni che dovevano importare.
I prestiti esteri furono ottenuti sia dai governi stranieri che li erogavano espressamente per agevolare lo sviluppo, sia delle banche estere sotto forma di prestiti commerciali. Infine, l'acquisizione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche. Le strategie di sviluppo seguite funzionarono abbastanza bene fino alla crisi degli anni 70. In seguito, come stava avvenendo quasi ovunque, il ruolo dello Stato fu in genere ridimensionato e si procedette alla liberalizzazione dell'economia e alla privatizzazione di diverse imprese. Durante gli anni 90 gli Stati Uniti attirarono capitali da altri paesi per la fiducia degli investitori nella stabilità del dollaro e nell'efficienza del sistema economico americano. All'inizio del nuovo secolo la borsa americana conobbe una forte espansione. Fra il 2002 e il 2004 il valore dei titoli principali aumentarono oltre il 10%. Le banche alimentarono la speculazione concedendo prestiti a chi desiderava investire in titoli, così come sostennero le famiglie nei loro consumi, sia con prestiti concessi mediante carte di credito, sia con i mutui subprime. Con questa espressione si indicano in genere i prestiti erogati per l'acquisto della casa a soggetti non in grado di addossare impegni finanziari continuativi, poiché non dispongono di un reddito certo e duraturo. Le ragioni che indussero le famiglie a indebitarsi e le banche a concedere i mutui oggettivamente rischiosi furono parecchi: i bassi tassi di interesse, il desiderio di possedere un'abitazione, la carenza ipotecaria e la cartolarizzazione dei mutui. I mutui subprime sembrava un buon affare per tutti, ma nella primavera del 2007 la domanda di casa cominciò a diminuire, mentre molte famiglie non riuscivano più a pagare le rate del mutuo, peraltro aumentate, e persero l'abitazione. Nello stesso autunno del 2008, difatti, si registrò il crollo delle quotazioni nelle principali borse del mondo. Le banche in difficoltà ridussero i loro finanziamenti a imprenditori e consumatori e molti risparmiatori anche. Per le perdite subite o attese, limitarono l'acquisto di beni, i prezzi delle materie prime e del petrolio precipitarono, la produzione industriale si contrasse, il commercio internazionale rallentò e la disoccupazione aumentò. Le industrie, in particolare quelle automobilistiche, fecero fatica a vendere i loro prodotti e dovevano essere sostenute con degli incentivi statali. La crisi si diffuse in altri paesi sviluppati, in particolare in quelli europei, dove parecchie banche si trovavano in difficoltà perché si erano impegnate in chiese con i mutui ipotecari. Lo Stato, richiamato in causa dunque, dovette intervenire per salvare molte banche e imprese in difficoltà. Si arrestò così il lungo periodo di regolamentazione e di privatizzazioni che aveva caratterizzato la politica economica in molti paesi. Anche in Europa dovettero intervenire con quasi 3 miliardi di euro a sostegno di banche e istituzioni finanziarie, destinate per oltre tre quarti a fornire garanzie a loro favore e per il resto della loro ricapitalizzazione. Tutte queste forme di sostegno furono effettuate mediante il ricorso all'indebitamento, con conseguenze aumento del debito pubblico dei paesi industrializzati. A partire dalla seconda metà del 2009 la crisi sembrò arrestarsi. Nel 2010 e nel 2011 vi furono segni di ripresa nei principali paesi industrializzati. Ma la crisi non era terminata. Essa si presentò in un'altra forma e interessò i debiti sovrani, ossia il debito pubblico di alcuni stati europei come Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda, indicati con la nomina PIGS. La Grecia fu particolarmente coinvolta perché il suo governo aveva tenuto nascosto il enorme debito pubblico e l'elevato deficit del bilancio statale. Perciò, per ottenere aiuti finanziari dall'Unione Europea e dal Fondo Monetario Internazionale, il governo dovette intervenire più volte per fare dei tagli alle spese pubbliche diventate eccessive.
licenziando molti dipendenti pubblici e aumentando i tributi, imponendo notevoli sacrifici ai cittadini. Nell'estate del 2011 maturò anche la crisi italiana, il cui debito pubblico era giunto al 120% del PIL. I titoli si potevano collocare sul mercato solo garantendo rendimenti più alti, con un aggravio di costi per lo Stato, che dovette pagare interessi più elevati per continuare a finanziarsi. Le politiche di austerità e di risanamento dei conti pubblici seguite da diversi paesi cominciarono a essere criticate da alcuni economisti che ritenevano necessario adottare politiche di sostegno della domanda, come è successo per la crisi degli anni 30 del Novecento. Peraltro si riteneva che le politiche di austerità fossero gli ostacoli alla ripresa economica. Gli Stati Uniti uscirono rafforzati dalla Seconda Guerra Mondiale. Durante il conflitto sfruttarono in pieno la loro capacità produttiva e incrementarono la produzione agricola e industriale per soddisfare la forte domanda. La tecnologia americana, soprattutto per i processi produttivi basati sulla catena di montaggio e sui prodotti standardizzati, fu esportata dovunque vi fossero le condizioni per poterla applicare. Si assistette allora in Europa e in molti altri paesi una sorta di americanizzazione a tutti i livelli, conosciuta come American Way of Life, che divenne l'esempio da imitare in tutti i campi: economia, arte, musica. Specialmente per le nuove generazioni, lo stile di vita americano, in migliaia di film e telefilm, entrò nell'immaginario collettivo di molti popoli. Gli Stati Uniti erano definitivamente diventati la maggior potenza politica, militare ed economica del pianeta e avevano preso conoscenza del loro ruolo di leader e del mondo capitalistico. Il dollaro americano era stato posto a base del sistema monetario internazionale e aveva assunto la funzione di moneta dei pagamenti internazionali. La crescita degli Stati Uniti riguardò tutti i settori, dall'agricoltura all'industria, dal commercio estero a quello interno, dalle banche al turismo. L'agricoltura fece registrare un incremento della produttività della produzione. Le imprese continuarono a ingrandirsi. Si affermò l'impresa multidivisionale, organizzata in divisioni o settori, ognuno con una sua autonomia funzionale e gestionale. Si realizzò la separazione fra la proprietà e il manager. Nacquero anche le società specializzate nell'acquisto di aziende, che poi frazionavano o accorpavano per rivenderle con buoni profitti, dando vita a un mercato delle aziende. Si realizzavano anche economie di diversificazione, consistenti nella possibilità di utilizzare servizi comuni come la catena di vendita e gli stessi uffici legali. La diversificazione della produzione inoltre permette di avvertire in modo meno traumatico le oscillazioni della domanda di un singolo prodotto. Gli Stati Uniti negli anni 70 conobbero una fase di stagnazione e di aumento di inflazione, la cosiddetta stagflazione, che portò alla vittoria del repubblicano Ronald Reagan alle elezioni del 1980 e all'adozione della politica economica neoliberista, che da quel presidente prese il nome di Reaganomics. La lotta all'inflazione fu attuata con provvedimenti monetari e creditizi per tenere sotto controllo la massa di moneta in circolazione. Il rilancio della crescita si fondò sulla riduzione dell'imposizione fiscale, sul taglio della spesa assistenziale, su un forte aumento della spesa militare e una decisa liberazione dei mercati finanziari, industriali e del lavoro. Si cercò di incentivare la domanda con la diminuzione delle imposte, specialmente sui redditi medio-alti, e si sostenne l'offerta mediante significative misure di deregolamentazione. La deregolamentazione riguardò in modo particolare il sistema bancario. Le banche si orientarono verso il tipo di banca universale,
costituirono gruppi creditizi di notevoli dimensioni. Con la Reaganomics le disuguaglianze sociali aumentarono. Le elevate spese per la difesa non consentirono una riduzione del deficit del bilancio federale, il quale anzi aumentò, così come crebbe notevolmente il debito pubblico. Le spese militari erano ritenute necessarie per contrastare l'Unione Sovietica, definita l'Impero del Mare, e servivano a costruire costosi e sofisticati sistemi di difesa e offesa. Il Giappone divenne nel corso degli anni Ottanta la seconda potenza economica mondiale, eppure aveva subito enormi distruzioni nella fine della Seconda Guerra Mondiale. Invece, a partire dal 1950 fino al 1973, anche il Giappone conobbe il suo miracolo economico. L'eccezionale sviluppo economico giapponese si basò su diversi fattori. La guerra di Corea nel 1950 e nel 1953, maturata nel clima della guerra fredda, contrappose gli Stati Uniti alla guida di un corpo di spedizione delle Nazioni Unite alla Corea del Nord comunista, sostenuta dalla Cina. Gli aiuti americani aiutarono il Giappone a risollevarsi per farne il fedele alleato asiatico contro il comunismo. La disponibilità di una tecnologia avanzata, i giapponesi seppero approfittarne meglio per altre due ragioni: disponevano di un capitale umano elevato e avevano un elevato volume di risparmio. La partecipazione al commercio internazionale. Il Giappone seppe inserirsi nel mercato mondiale come paese esportatore di prodotti ad alta tecnologia e di ottima qualità. L'azione dello Stato. Il governo adottò numerosi provvedimenti a sostegno dell'economia e delle imprese, tenne bassi i tassi di interesse e indusse le banche a finanziare le imprese che introducevano nuove tecnologie, ridusse le imposte sugli redditi e sugli investimenti di capitale, concedendo anche degli sgravi fiscali alle imprese che investivano in ricerca e sviluppo. La collaborazione fra governo e imprese. Questo tipo di cooperazione consentì di predisporre specifiche politiche di intervento e persino una pianificazione indicativa per i singoli comparti industriali. La collaborazione fra singole imprese, che riguardò in particolare le imprese che facevano parte dei Keiretsu. I Keiretsu sono gruppi senza struttura gerarchica, formati da numerose imprese con partecipazioni azionarie incrociate con incarichi direttivi intrecciati. E infine la collaborazione fra manager e imprese, fra manager e dipendenti. I manager garantivano la sicurezza del posto di lavoro e prevedevano una serie di benefit, formazione professionale, aumenti salariati di anzianità, in cambio della fedeltà dei dipendenti. Nel secondo dopoguerra si avviò con convinzione e con grande impegno un processo di integrazione economica che successivamente portò alla nascita dell'Unione Europea. I paesi che aderivano ai vari organismi furono chiamati a cedere una parte della loro sovranità. All'inizio gli sforzi principali erano concentrati sull'ampliamento dei mercati, ritenuti troppo limitati e non in grado di garantire una conveniente collocazione dei prodotti di massa. Perciò il primo passo verso l'integrazione europea fu compiuto da tre paesi, da tre piccoli stati: il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo, che diedero vita nel 1948 a un'unione doganale, conosciuti come i Benelux, che decisero la libera circolazione delle merci al suo interno e stabilirono un'unica barriera doganale. Qualche anno più tardi, nel 1951, con il Trattato di Parigi, nasce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, meglio conosciuta come CECA, alla quale partecipavano Francia, Germania, Italia e i tre paesi della Benelux. Essa era un'unione doganale per il minerale ferroso, carbone e acciaio ed esercitava il controllo sulla produzione e sulla vendita di questi beni. Ma il passo più importante fu compiuto nei Trattati di Roma nel 1957, quando nacque la Comunità Economica Europea, la CEE, e la Comunità Europea per l'Energia Atomica, la Euratom.
La Euratom si proponeva di promuovere lo sviluppo delle ricerche e la diffusione delle conoscenze in materia nucleare, nonché di provvedere all'approvvigionamento della materia prima necessaria, assicurando un uso pacifico. Ben più importante fu il mercato comune, che si prefiggeva la libera circolazione delle merci, lavoratori, capitali e servizi, da realizzare entro 12 anni. Una notevole importanza riveste anche la politica agricola comunitaria, conosciuta come PAC, prevista dai trattati istituiti dalla comunità. La PAC si proponeva principalmente di incrementare la produttività dell'agricoltura e di assicurare un tenore equo ai ceti agricoli. Per realizzare questi obiettivi bisognò sostenere i redditi degli agricoltori e proteggere la produzione dalla concorrenza estera, specialmente da quella dei paesi in via di sviluppo, che riuscirono a produrre a costi ancora più bassi. Le crisi petrolifere degli anni 70 e il crollo del sistema dei cambi fissi colpirono in modo particolare i paesi europei. I principali problemi dell'economia europea erano la disoccupazione e l'inflazione. La disoccupazione intorno all'11%, una disoccupazione così elevata riuscì ad essere sopportata solo grazie al sistema di sicurezza sociale, pensioni, indennità, disoccupazione, infortuni, malattie, eccetera, che fece crescere però l'indebitamento pubblico. Essendo saltato anche il sistema di cambi fissi, si temeva che l'inflazione si potesse trasformare in iperinflazione e si adottarono politiche restrittive del credito, che non favorirono gli investimenti e quindi la creazione di nuovi posti di lavoro. Le politiche deflazionistiche comunque ebbero successo e la inflazione cominciò a decrescere. La necessità di combattere l'inflazione era dovuta anche a un obiettivo che i paesi europei volevano perseguire, realizzare un'unione monetaria. Una proposta in tal senso già avanzata nel 1960, ma era stata accantonata in seguito alla fine del sistema di Bretton Woods. Nel frattempo, i paesi dell'Europa tentarono di limitare le oscillazioni dei cambi delle loro monete mediante appositi accordi. Quello più importante riguarda la costituzione del sistema monetario europeo, SME, entrata in vigore negli anni 79, che prevedeva la fissazione di una parità fra le monete aderenti e la possibilità di oscillazione di un massimo del 2,25%. La Gran Bretagna, nonostante fosse uscita vincitrice dal secondo conflitto mondiale, si trovò in grave difficoltà e dovette prendere atto che ormai la leadership economica e politica era passata agli Stati Uniti. Durante la guerra aveva accumulato un pesante debito estero e fu costretta a chiedere un prestito di ben 5 miliardi di dollari agli Stati Uniti e al Canada per pagare le importazioni. Il nuovo governo laburista mise in mano una serie di nazionalizzazioni che non mutavano i caratteri dell'economia di mercato. L'80% delle industrie rimase private e le imprese nazionalizzate si trovavano a rimorchio di quelle private. Di grande importanza furono i provvedimenti tesi a realizzare il welfare state, così come aveva proposto Berridge. Fu istituito prima che in altri paesi il Servizio Sanitario Nazionale, che doveva garantire la completa assistenza medica di tutti i paesi del Regno Unito. È un vasto programma di edilizia pubblica per ricostruire gli immobili distrutti dai bombardamenti. Superati i momenti difficili dell'imminente dopoguerra, l'economia ripresa a crescere, i cittadini britannici poterono entrare nell'area dei consumi di massa, anche se qualche anno prima del resto dell'Europa. Fino alla crisi petrolifera del 73, che fu particolarmente dura. Negli anni 80 la politica neoliberista di Margaret Thatcher portò alla privatizzazione di molte industrie statali, alla riduzione della spesa pubblica, che fece peggiorare la qualità dei servizi, e a un processo di ristrutturazione industriale che comportò la chiusura delle fabbriche inefficienti con un aumento della disoccupazione.
A cavallo del nuovo secolo, l'economia britannica conobbe una fase di crescita accelerata. La Gran Bretagna recuperò con il ritardo accumulato la City di Londra e acquisì un ruolo importantissimo nel centro finanziario mondiale. Ma la crisi del 2008 colpì in modo particolare l'economia britannica, che dovette segnare una nuova battuta d'arresto. Come si è visto, la Gran Bretagna decise di non aderire all'euro e conservò la vecchia sterlina. Anche se la metà dei traffici britannici si svolgevano con l'Europa, il governo, sostenuto dall'opinione pubblica, decise di tenersi fuori dall'euro. Non si voleva cedere all'Unione Europea la propria sovranità e si voleva conservare la possibilità di fissare i tassi di interesse. La Francia aveva un'economia chiusa verso l'esterno e riusciva a sostenersi solo con le misure protezionistiche e grazie ai rapporti commerciali con le colonie. Il paese, inoltre, era ancora troppo legato all'agricoltura. All'indomani della liberazione, però, la Francia fu capace di darsi uno slancio nazionale. Il paese poté entrare con determinazione nei 30 gloriosi, come i francesi chiamarono gli anni della Golden Age. Dopo la liberazione, poté subito iniziare una fase di rilancio in tutti i settori. L'obiettivo principale era la modernizzazione sotto la guida dello Stato. La Francia si interessò, come gli altri paesi, verso un'economia mista, con la creazione di un ampio settore pubblico accanto a quello privato. Il primo passo fu la nazionalizzazione di diverse imprese. Grazie all'impegno di Jean Monnet fu introdotta la pianificazione economica mediante l'approvazione di piani quadriennali volti dapprima alla ricostruzione e poi alla crescita economica. I risultati furono notevoli sia nella produzione industriale sia in quella agricola. L'agricoltura si modernizzò, fece largo uso alle macchine e vide aumentare la sua produttività, mentre un consistente esodo rurale forniva manodopera alle fabbriche. Lo Stato promosse anche l'apertura dell'economia verso l'esterno. La crisi petrolifera degli anni 70 indusse la Francia a puntare alle centrali nucleari per la produzione di energia elettrica. Dopo la crisi, la politica economica francese fu caratterizzata da un alternarsi di privatizzazioni e di nazionalizzazioni. La Germania, prostrata materialmente e moralmente dalla guerra, rimase priva di un governo fino al 1949. Gli occupati cominciarono subito a smantellare l'industria degli armamenti e altre industrie pesanti. Lo scopo degli alleati era impedire alla Germania di ricostruire un apparato produttivo e alla concentrazione del potere economico. Perciò smembrarono le grandi imprese e le grandi banche, che furono divise in società più modeste di dimensioni. Per ciò che riguarda la moneta, senza consultare i sovietici, introdussero nel 1948 una nuova moneta per i territori sotto il controllo del Deutschmark, in sostituzione del vecchio Reichsmark. Questo provvedimento, a cui i contrasti tra le potenze occupanti, portò alla divisione della Germania in due stati separati: la Germania occidentale, divisa in 10 stati federali, ed era la parte più industrializzata e meglio dotata di infrastrutture e risorse naturali, ebbe inizio un lungo periodo di crescita che passò sotto il nome di miracolo economico tedesco. La Germania si ispirò all'economia sociale di mercato. Essa si basa sul libero mercato, ma prevede un'incisiva azione pubblica per perseguire la giusta sociale. Per perseguire la giustizia sociale e la solidarietà verso le diverse componenti della collettività, con particolare attenzione alle categorie più deboli. La crescita dell'economia tedesco-occidentale si basò principalmente sulle esportazioni e aumentarono notevolmente, e conquistavano sempre di nuovo i mercati con una politica di penetrazione commerciale. La Germania orientale, viceversa, aveva un'economia pianificata e costituiva la parte meno sviluppata della Germania. La riunificazione tedesca fu realizzata negli anni 90.
Avvenne pacificamente per annessione, nel senso che i territori orientali chiesero di entrare a far parte della Repubblica Federale Tedesca come nuovi stati federali. Negli anni 90, perciò, furono necessari dolorosi interventi di ristrutturazione produttiva e di riduzione della spesa pubblica. Le condizioni dell'Italia alla fine del secondo conflitto mondiale erano disastrose. Fra il 50 e il 73 ebbe il suo miracolo economico. Negli anni della ricostruzione, dell'apparato produttivo e dei trasporti fu rapida e si giovò degli aiuti americani. Un grave problema del dopoguerra era l'inflazione. L'inflazione era dovuta a diversi fattori, come la scarsità di prodotti agricoli e di manufatti, con una massiccia emissione di biglietti di banca e di Stato per coprire dapprima le spese della guerra e poi quelle della ricostruzione. E infine le emissioni da parte delle autorità militari delle am lire, una moneta di occupazione che circolò dal 43 al 50. Alle am lire fu attribuito un valore elevato rispetto alla lira. L'inflazione fu combattuta con la linea Einaudi, una serie di misure prese dal ministro del bilancio Luigi Einaudi, che miravano alla riduzione della circolazione monetaria. Tali provvedimenti comportavano una temporanea riduzione degli investimenti e un aumento della disoccupazione, ma riuscivano a fermare l'inflazione e diedero fiducia agli investitori stranieri, che furono invogliati a impiegare i loro capitali in Italia. La scelta fondamentale del governo fu di optare a un'economia aperta, fondata sul libero scambio, che doveva inserire l'Italia negli scambi internazionali. Il passaggio a un'economia aperta era inevitabile per un paese costretto a importare materie prime e combustibili, che poteva pagare solo con le sue esportazioni. L'Italia aderì al Fondo Monetario Internazionale e alla Banca Mondiale, nonché all'Unione Europea. Nel 50 furono variati due importanti provvedimenti che favorivano lo sviluppo successivo: la riforma agraria e la costituzione della Cassa per il Mezzogiorno. La cosiddetta riforma agraria consistesse nell'espropriazione di 800.000 ettari di terra ai grandi proprietari e la loro assegnazione a famiglie di braccianti agricoli. La Cassa per il Mezzogiorno doveva finanziare opere straordinarie di pubblico interesse nelle regioni meridionali, in Sicilia e in Sardegna. Negli anni centrali del miracolo economico, vale a dire dal 50 al 63, la crescita fu accompagnata da profondi mutamenti strutturali. L'industrializzazione e poi la terziarizzazione del paese emergono. Anche l'istruzione degli italiani stava migliorando. L'agricoltura si modernizzò grazie all'aiuto dello Stato mediante una rapida macchinizzazione e una più diffusa utilizzazione dei concimi chimici. Le principali industrie che caratterizzavano il miracolo economico riguardavano la produzione di automobili, elettrodomestici e fibre sintetiche, nonché alla meccanica di precisione e alla petrolchimica. Per questa attività in Italia si affermò sull'esempio americano la grande impresa, organizzata secondo i criteri fordisti. L'Italia era diventata in pochi decenni una nazione industrializzata in cui si diffondevano consumi di massa. Il ritardo del Mezzogiorno riuscì ad essere parzialmente ridotto. L'intervento statale, attraverso la Cassa del Mezzogiorno, consentì la nascita di alcune zone costiere del Mezzogiorno, di grandi industrie pubbliche e private, ad alta intensità di capitale e tecnologicamente avanzate. Le ragioni del miracolo economico sono numerose: gli aiuti americani che consentivano la ripresa dell'economia, la scelta di un'economia aperta e orientata alle esportazioni, la disponibilità di una manodopera a basso costo, un lungo periodo di bassi prezzi internazionali, il ruolo dello Stato e un solo sistema bancario. L'economia italiana risentì della crisi petrolifera del 73 e rallentò la sua crescita. Una delle conseguenze della crisi petrolifera fu l'inflazione, intorno al 13,5%. Furono adottate diverse misure di risparmio energetico: fu vietata alle autovetture circolare la domenica, le vetrine dei negozi dovevano essere spente alle 19, bar e ristoranti dovevano chiudere alle 23 e la stessa ora terminavano le trasmissioni televisive.
L'Italia cominciò a utilizzare sempre di più il gas naturale, riducendo la dipendenza dal petrolio. La crisi fu affrontata grazie all'intervento dello Stato, che sostenne le imprese in difficoltà e i redditi delle famiglie. Il sostegno delle imprese fu attuato mediante la fiscalizzazione degli oneri sociali, con la quale furono ridotti i contributi previdenziali che i datori di lavoro dovevano versare ai loro dipendenti. Fu anche finanziata ulteriormente la cassa integrazione guadagni, incaricata di versare per un certo periodo una parte dello stipendio ai lavoratori licenziati o momentaneamente sospesi per la riduzione della produzione. La conseguenza di queste forme di intervento fu un forte aumento della spesa pubblica. Fu perciò necessario aumentare il prelievo fiscale mediante la riforma del sistema tributario del 73 e del 74, che introdusse l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, e l'IRPES, imposta sul reddito delle persone fisiche. Ma l'aumento delle imposizioni fiscali non bastò e fu necessario ricorrere all'indebitamento pubblico e all'emissione di banconote. La lotta all'inflazione fu condotta in vario modo, fu adottata a una politica restrittiva del credito e il governo fece minore ricorso alle anticipazioni della Banca d'Italia. Fu anche ridotta la cosiddetta scala mobile, un sistema di adeguamento automatico di salari e stipendi al costo della vita. In seguito a questi provvedimenti il tasso di inflazione si portò alla fine degli anni 80 al 6%. Si tentò anche di ridurre il debito pubblico, come richiesto al Trattato di Maastricht, abolendo certi privilegi pensionistici diventati troppo onerosi, aumentando l'età pensionabile e aumentando anche la pressione fiscale. Il debito pubblico però rimase a livelli sempre troppo elevati, si fece ricorso allora alla privatizzazione del patrimonio pubblico, con una serie di privatizzazioni parziali o totali, che portarono allo Stato 140 miliardi di euro. Anche il sistema bancario fu privatizzato, il sistema fu semplificato, le diverse categorie di banche esistenti furono ridotte a due, le banche sotto forma di società per azioni e le banche cooperative. Vi furono anche parecchie fusioni che portarono a una riduzione del numero delle banche e alla formazione di grandi gruppi, Unicredit, Intesa San Paolo, Monte Paschi di Siena. Le difficoltà dell'economia italiana e la perdita della competitività economica, tanto più che con l'introduzione dell'euro non si potette più fare affidamento alla svalutazione della lira, che per parecchio tempo era diventato l'unico modo in cui si cercava di dare competitività ai prodotti italiani. Un secondo problema era costituito dal fatto che la struttura delle esportazioni non risultava più all'altezza delle sfide globali. L'Italia, cioè, ha continuato a puntare su prodotti tradizionali e non su quelli ad alta tecnologia, sicché ha resistito sempre più alla concorrenza dei paesi in via di sviluppo. Un altro grave problema era il debito pubblico, pari al 130% del PIL. Il debito pubblico risultava elevato anche per una elevata evasione fiscale, intorno a 100 miliardi di euro l'anno. L'Italia soffre pure di un'elevata disoccupazione, soprattutto giovanile e femminile, in particolare nel mezzogiorno. Ad essa si accompagna anche una precarizzazione del rapporto di lavoro in seguito all'adozione di una serie di provvedimenti volti a trasformare il mercato dal lavoro rigido, che garantiva un posto di lavoro, a un mercato flessibile. La globalizzazione e la forte concorrenza a livello internazionale hanno spinto le imprese a premere per ottenere minori vincoli alla possibilità di assumere e licenziare la manodopera secondo le esigenze della produzione. Sono state introdotte numerose forme a contratti a termine, che hanno interessato principalmente i giovani. In tal modo si è creata una netta divarizzazione fra chi ha lavorato a tempo determinato e tutelato e chi ne ha uno precario ed è poco tutelato. Dopo la crisi degli anni 70, le grandi imprese, che si erano dovute notevolmente indebitare, procedettero a una ristrutturazione produttiva, ricorso sempre di più all'automatizzazione dei processi produttivi, sostituendo i lavoratori con le macchine.
Il cosiddetto Made in Italy, che proprio allora cominciava ad affermarsi. Il Made in Italy è costituito da un insieme di imprese di medie dimensioni che operavano nel ramo tessile, abbigliamento e calzature, come Benetton, Armani, Versace, Luxottica, Prada, dall'arredamento e in generale dai prodotti destinati alle fasce ad alto reddito. Mentre il peso della grande impresa industriale diminuiva, aumentava sempre più quello delle piccole e medie imprese. Mora assunsero caratteristiche particolari ed ebbe il ruolo di trainare l'economia del paese. Le piccole e medie imprese erano particolarmente presenti nei settori leggeri, come abbigliamento, calzature, alimentazione, artigianale, artigiani, e di fronte alla crisi degli anni 70 furono maggiormente in grado di resistere e di assicurare un lavoro a tantissime persone. Le caratteristiche di queste nuove imprese erano già presenti da tempo, ma emerse con chiarezza allora. Fu chiesto e spesso si concentravano in aree geografiche limitate e si dissero distretti industriali. Fra i paesi che avevano combattuto la Seconda Guerra Mondiale, l'Unione Sovietica fu quella che subì maggiori danni. Dopo la guerra fu ripresa la pianificazione che puntò sull'industria e sugli armamenti. Per la paura di essere accerchiata, anche se ormai aveva messo fra sé l'Europa i cosiddetti stati satellitari. Stati satelliti. Morto Stalin nel 1953, il nuovo segretario generale del Partito Comunista, Nikita Khrushchev, del 1953 al 1964, dichiarò di non voler portare la produzione di numerose derrate alimentari a livello degli altri Stati Uniti, per ovviare al problema della scarsa produttività agricola. Si continuarono anche a predisporre piani che sacrificavano la produzione di beni di consumo a vantaggio di quelli strumentali e degli armamenti. Tuttavia, anche l'Unione Sovietica partecipò alla fase di sviluppo dell'economia mondiale e il suo PIL pro capite crebbe. A man mano che l'attività economica diventava più ampia, i limiti della pianificazione centralizzata sovietica risultavano più evidenti. I principali limiti erano difficoltà di coordinamento fra le attività delle diverse fabbriche, poiché l'approvvigionamento delle materie prime e semilavorate di una fabbrica dipendeva dal funzionamento delle altre fabbriche, per cui si creava una sorta di anello a catena. Se non funzionava una, tutto il sistema entrava in crisi. Difficoltà di prevedere la quantità di beni da produrre, sicché vi poteva essere un loro eccesso o una scarsità. Fissazione dei prezzi al consumo, senza tenere conto della dovuta considerazione dei costi di produzione, e difficoltà di introdurre innovazioni tecnologiche, poiché non vi era lo stimolo alle innovazioni. Per completare il quadro dell'economia sovietica, bisogna ricordare che non vi è disoccupazione, ma la proprietà del lavoro era bassissima. Anche in agricoltura la produttività era molto bassa, ma durante gli anni 70, grazie agli investimenti destinati all'agricoltura, la produzione di derrate alimentari aumentò notevolmente, ma non fu capace di rendere autosufficiente l'Unione Sovietica. L'agricoltura fu sacrificata alla necessità della pianificazione industriale. Mikhail Gorbachev passò alla guida dell'Unione Sovietica fra l'85 e il 91. Pose mano a riforme volte a conferire maggiore autonomia alle imprese sulla stessa onda, ma più incisive di quelle attuate precedentemente dai dirigenti sovietici, basate sul concetto di profitto sul capitale come criterio di valutazione della produttività. Queste provvederono alla trasparenza o alla pubblicità, volte a realizzare forme democratiche di gestione del potere pubblico attraverso la libertà di espressione e di informazione, in maniera tale da consentire una libera discussione dei problemi del paese e una ricerca di soluzioni. Nella ristrutturazione, che richiamava in qualche modo la NEP, la nuova politica economica, e si concentrò in provvedimenti legislativi che resero le imprese statali più libere di fissare le loro quote di produzione. Lo scambio di quei beni fra le imprese doveva avvenire al prezzo di mercato e non più a prezzi imposti. Fu consentita l'iniziativa privata per creare piccole e medie imprese nei settori del commercio e della produzione, furono assegnate terre ai contadini e ridimensionato il potere del Partito Comunista.
Il tentativo di Gorbaciov di conservare il sistema socialista attraverso una sua radicale trasformazione risultò fallimentare. Secondo alcuni, il suo errore sarebbe stato di puntare più sulle riforme politiche che su quelle economiche. Infatti, le riforme prettamente politiche portarono al crollo del regime comune del Partito Comunista e alla disgregazione dell'Unione Sovietica. Cominciò a formarsi una categoria di oligarchi aventi uno stretto legame col governo, che gli garantiva le protezioni e benefici, favorendone l'arricchimento spropositato. Il deficit del bilancio statale era cresciuto per via delle enormi spese di difesa. Ai normali elevati, così, per conservare imprese inefficienti e tenere bassi i livelli dei prezzi al consumo. Si aggiunsero le spese per far fronte ad alcuni eventi eccezionali, come l'incidente della centrale nucleare di Chernobyl. Il tentativo di riforme di Gorbaciov non riuscì e le repubbliche slave, Russia, Ucraina e Bielorussia dichiararono nel 91 lo scioglimento dell'Unione Sovietica. Nacquero così 15 repubbliche indipendenti, tra le quali la nuova Federazione Russa. Chi era più grande? La transizione al capitalismo fu lunga e difficile, e la fretta con cui fu attuata portò a risultati disastrosi. I primi provvedimenti riguardavano la liberazione del commercio interno e quello estero. La privatizzazione delle imprese statali fu l'opera più difficile. Tale compito fu affidato alla commissione statale, che trasformò le imprese pubbliche in società, cedendo parte delle loro azioni a poco prezzo ai lavoratori delle imprese stesse. Furono distribuite dei voucher gratuiti ai cittadini che li avrebbero potuti trasformare in azioni delle imprese privatizzate. Lo scopo però non fu raggiunto perché i proprietari dei voucher preferivano venderli ai vecchi dirigenti che diventavano ricchissimi. Lo Stato mantenne comunque la proprietà di numerose attività strategiche. Esplose una violenta inflazione che si trasformò in iperinflazione a causa della liberazione dei prezzi e dell'enorme emissione dei biglietti per supplire le imminenti necessità dello Stato. Vi furono conseguenze grandi mutamenti della distribuzione del reddito. L'agricoltura fu ancora una volta sacrificata e vi fu un calo demografico dovuto a droga, malattia, omicidi e suicidi. Nell'Europa orientale il processo di transizione risultò meno traumatico. La transizione russa fu la più complessa fra quelli dei paesi dell'Unione Sovietica, per via del costo dell'apparato industriale militare e della prevalenza della monocultura industriale. Anche il sistema provvidenziale ereditato dall'URSS non poté essere realizzato, poiché era affidato alle grandi imprese statali che si occupavano di assistere i lavoratori. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i paesi liberati dall'Armata Rossa entrarono a far parte del Comecon nel 1949, in contrapposizione al piano Marshall. Adottarono un sistema politico ed economico dell'Unione Sovietica, quindi questo si proponeva di coordinare lo sviluppo economico dei paesi membri, realizzare un'efficiente divisione del lavoro e favorire gli scambi. L'incapacità dell'economia pianificata di migliorare le condizioni di vita fece crescere il malcontento e le condizioni per la caduta dell'Unione Sovietica maturarono con delle riforme di Gorbaciov che diedero maggiore forza ai gruppi che si opponevano ai regimi comunisti. Nel 1989 fu l'anno di svolta, vi fu una transizione pacifica a catena verso i governi non comunisti di Polonia, Ungheria e Cecoslovacchia. L'evento simbolico della fine del regime fu il crollo del muro di Berlino, che fu distrutto nella notte fra il 9 e il 10 novembre del 1989, dopo una moltitudine di tedeschi dell'est che si riservò nella parte occidentale della città. In rapida successione cadettero tutti gli altri regimi comunisti, in modo pacifico o in seguito a delle violenze agitazioni in piazza. Il Comecon, che alla fine non fu così efficiente, fu sciolto nel 91. La crisi della transizione fu superata verso la fine degli anni 90,
dopo un'ulteriore crisi di valutaria del rublo, che fu sottoposta ad attacchi speculativi e si svalutò rispetto alle altre monete. Con il nuovo secolo, la Federazione Russa conobbe una forte ripresa economica, grazie a due fattori: consistenti esportazioni di petrolio e di gas naturale, i cui prezzi sul mercato mondiale erano in crescita, e la debolezza del rublo, che favoriva le esportazioni e scoraggiava le importazioni. I consumi privati ripresero a crescere, con essi la produzione. Le grandi industrie russe finirono in mano di pochi gruppi privati, ma lo Stato conservò parecchie grandi industrie, specialmente nel settore energetico. Oltre alla banca centrale, la Banca di Russia, lo Stato mantenne anche il controllo di diverse banche, nate o ristrutturate in seguito alla riforma del sistema bancario sovietico. Nel 2012 la Russia entrò nel WTO e quindi si impegnò a liberalizzare il proprio commercio estero. Lo sviluppo economico interessò principalmente la regione di Mosca, dove i livelli di reddito si avvicinarono a quelli dei paesi europei, mentre gran parte del paese rimase indietro, soprattutto le zone rurali. La Cina rappresenta un caso particolare, caratterizzata da un lungo periodo di isolamento e chiusi rapporti internazionali. Verso la metà dell'Ottocento fu costretta ad aprirsi a un mercato internazionale delle potenze occidentali, stipulando dei trattati simili a quelli giapponesi, basse tariffe doganali, per esempio. L'economia cinese, anche a causa di alcuni problemi interni, collassò. Con la fine dell'ultima dinastia imperiale cinese fu instaurata una repubblica e iniziò una profonda guerra interna uno scontro che portò al trionfo dei comunisti. La storia economica della Cina comunista si può dividere in due fasi: economia pianificata e l'economia socialista di mercato. La realizzazione del comunismo passa attraverso varie fasi. La Cina seguì l'esempio dell'Unione Sovietica e, successivamente, a causa di grandi divergenze tra i leader del paese, nel 1960 prese una strada diversa. Come l'Unione Sovietica, furono introdotti dei piani quinquennali che puntarono sull'industria pesante. Le grandi imprese e le banche furono nazionalizzate, le piccole invece furono spinte a formare delle cooperative. L'agricoltura costituiva il settore più importante dell'economia. In Cina fu attuata la riforma agraria più grande che la storia ricordi, con 80 milioni di ettari di terreni confiscati ai proprietari terrieri e distribuiti ai contadini. Essendo degli apprezzamenti troppo piccoli, il governo promosse la costituzione di cooperative agricole, alle quali le famiglie conferivano i loro poteri. Tra il 58 e il 60 i dirigenti del Partito Comunista lanciarono il grande balzo in avanti in un piano economico e sociale. Richiese in genere una mobilitazione della popolazione per trasformare il paese in una società moderna, con l'intento di raggiungere i paesi sviluppati, soprattutto la Gran Bretagna, l'industria con decentramento e lavoratori coinvolti nella gestione, e l'agricoltura. Nelle campagne si formavano le comuni agricole, una sorta di comunità villaggio organizzate in brigate e squadre. Nonostante i sacrifici imposti alla popolazione e gli errori, il grande balzo in avanti trasformò il volto della Cina da paese rurale a paese industrializzato. La crescita economica subì un rallentamento all'epoca della cosiddetta rivoluzione culturale, un vasto movimento politico ed economico voluto da Mao. In sostanza fu una lotta interna al partito, nella quale si contrapponevano differenti visioni sul proseguo della rivoluzione. Questa rivoluzione si basò principalmente sulla mobilitazione dei giovani riuniti in gruppi denominati Guardie Rosse. Essi imperversarono in tutto il paese per imporre il pensiero di Mao, sventolando il libretto rosso, contenente le massime delle loro leader. Ma solo il fatto che l'economia cinese fosse riuscita a tenere il passo con quelle occidentali fu un successo per il paese. Dopo la morte di Mao nel 76, il suo successore Deng Xiaoping avviò un graduale processo di liberalizzazione dell'economia,
Il sistema politico fu conservato, ma si cominciò a passare dall'economia di mercato sotto il controllo dello Stato. Dal 78 furono attuate riforme in tutti i settori, che introducevano elementi di capitalismo. I riformatori cinesi si proposero di far aumentare i redditi individuali e i consumi. Furono introdotti degli incentivi salariati volti a stimolare maggiore impegno nei lavoratori e fu abbandonato il concetto di egualitarismo, perseguito fino a quel momento. Si conservavano piani quinquennali che presero il nome di linee guida. Continuarono ad avere anche un ruolo importante nell'organizzazione dell'economia. La prima riforma riguardò l'agricoltura, il sistema delle comuni fu abbandonato e si ritornò alle piccole aziende familiari. Le famiglie, una volta pagato il canone, potevano vendere le eccedenze sia allo Stato sia sul libero mercato. Anche il settore industriale subì delle profonde modifiche. Le imprese erano state pubbliche fino a quel momento, dal 78 in poi iniziarono a nascere anche delle imprese a livello familiare, quindi imprese private. Le imprese vennero progressivamente privatizzate e cominciarono a conquistare man mano fette più ampie di mercato. Le imprese statali costituirono grandi gruppi capaci di competere nei mercati internazionali e furono autorizzate a vendere liberamente la quantità di prodotti stabilita dal piano, che comunque dovevano attenersi. Il governo cinese decise di attirare investimenti esteri e quindi si aprì a diverse zone economiche speciali. Le ZES sono regioni o città dotate di una legislazione particolare in maniera economica, con lo scopo di attirare gli investitori, offrendo loro agevolazioni di ogni tipo. Il sistema bancario fu riformato e nacquero banche private, anche se il ruolo di quelle pubbliche rimase preponderante. Furono riaperte le borse, la moneta, lo yuan, non è liberamente convertibile in valuta estera e il cambio viene fissato dallo Stato, molto basso rispetto al dollaro, per avere una maggiore competitività. La Cina, grazie al basso costo della manodopera, riuscì a diventare nel 2009 il primo esportatore mondiale. I prodotti si sono distinti per l'alta tecnologia. A partire dagli anni 90, la bilancia commerciale risulta attiva. Grazie alle importazioni, la Cina si trovò con enormi disponibilità di valuta estera, una parte delle quali investita nell'acquisto di titoli pubblici americani, rendendo i legami tra i due molto forti. In Cina si era ormai affermata un'economia mista, detta appunto socialista di mercato. L'India conquistò l'indipendenza nel 1947. Al momento dell'indipendenza nacquero due stati, India e Pakistan. L'India, a maggioranza induista, diede vita a una repubblica federale. Il Pakistan, a maggioranza musulmana, risultò composto dalle province nord-occidentali e del Bengala orientale, separandosi nel 71 con il nome di Bangladesh. La denominazione coloniale aveva lasciato all'India la conoscenza diffusa dell'inglese, una moderna burocrazia e una buona dotazione di infrastrutture che si rivelavano utili per lo sviluppo successivo. L'India adottò una strategia di industrializzazione fondata su tre elementi collegati: la sostituzione delle importazioni, il protezionismo e l'intervento statale dell'economia. L'attività industriale fu divisa in tre gruppi: industria pubblica, industria appartenente le imprese a partecipazione pubblica e le imprese private. Sul fine degli anni 70 iniziò un processo di nazionalizzazione delle banche, con lo scopo di diffonderle anche nelle zone rurali. L'agricoltura rimase nel settore privato, ma fu ampiamente sostenuta dallo Stato. Nonostante le innovazioni nel campo, non si riuscì ad evitare due grandi carestie per un'insufficienza alimentare. Negli anni 70 si cominciò a pensare ad alcune riforme economiche. Furono introdotte le prime liberalizzazioni e fu riformato il settore pubblico. Nel 1991 fu attuata la prima vera liberalizzazione dell'economia. Il ruolo dello Stato, la liberalizzazione del commercio estero, la riforma finanziaria e la privatizzazione. Una delle conseguenze della liberalizzazione fu la nascente e potente industria del software che poté basarsi sui giovani e eccellenti ingegneri. A partire dagli anni 80 in India conobbe una crescita straordinaria, nonostante ciò i numerosi paesi restano più troppo bassi, popolazione numerosa e analfabetismo.
Le tigri asiatiche sono Hong Kong, Taiwan, Singapore e Corea del Sud, dove vivono quasi 90 milioni di persone. L'economia in questi paesi è orientata alla produzione e all'esportazione di prodotti altamente tecnologici. Hong Kong è stata colonia britannica nel 1997, quando passò alla Cina e diventò una regione autonoma speciale. La sua posizione di porta verso la Cina le ha consentito di svolgere un ruolo di intermediario negli scambi tra Cina e il resto del mondo. È riuscita ad attrarre ingenti investimenti esteri ed è diventata piazza finanziaria tra le migliori del mondo e ha potuto anche contare su un inesauribile manodopera e per le sue industrie provenienti dalla Cina comunista. Singapore, colonia britannica del 59 e grazie alla sua posizione strategica è diventato uno dei maggiori porti mondiali. La sua economia è simile a quella di Hong Kong, con la differenza che lo Stato ha avuto un peso più importante nel favorire la crescita. La Corea del Sud, lo sviluppo è stato promosso dai governi autoritari, che hanno puntato sui settori tradizionali ed alte intensità di capitale. Un ruolo molto importante lo hanno avuto i Chaebol, gruppi imprenditoriali familiari simili ai Keiretsu giapponesi, con la differenza di non avere una banca all'interno, che controllano grandi conglomerati che sono sostenuti dallo Stato. Taiwan è stata retta un regime autoritario a partito unico fino agli anni Ottanta. Ha puntato su piccole imprese altamente competitive, orientate all'esportazione. Negli ultimi tempi ha effettuato cospicui investimenti esteri, soprattutto con la Cina. Le economie dei paesi asiatici si avviarono ad essere già le protagoniste del XXI secolo. La Grande Depressione aveva colpito pesantemente l'America Latina. Durante la Seconda Guerra Mondiale, molti paesi latinoamericani fecero registrare una debole ripresa, basata su dei consumi interni e su rifornimenti alle nazioni impegnate nel conflitto. Negli anni 30 e 40 l'intervento dello Stato era aumentato ed era stata perseguita una politica protezionistica. I governi erano intervenuti in tutti i settori dell'economia, anche quando dopo la guerra i principali paesi del mondo avviarono una politica di libero scambio. I governi popolaristici dell'America Latina restarono legati al protezionismo e all'intervento statale. Gli anni successivi al conflitto furono un periodo di crescita. I paesi latinoamericani subirono il dominio economico e politico degli Stati Uniti. Ciò nonostante, essi continuarono la politica di intervento statale. L'industria fu certamente il settore più dinamico. Esso si basò sullo sfruttamento delle risorse naturali e su una manodopera non qualificata. L'industria si limitò a rifornire il mercato interno e non fu in grado di espandersi su quello internazionale. La strategia di potenziare l'industrializzazione sostituiva quella delle importazioni e fu appoggiata dalla borghesia. La stessa agricoltura, nonostante le continue riforme agrarie, non riuscì a progredire. Vi era una bassa produttività a causa dei prezzi bassi. Gli effetti negativi furono una forte inflazione e il deterioramento delle finanze statali, con un'elevata pressione fiscale. L'inflazione fu un costante fattore di instabilità. Le politiche popolaristiche imposero il ricorso all'indebitamento pubblico e all'aumento della circolazione monetaria. Con la crisi degli anni 70, quelli latinoamericani divennero un'iperinflazione e molti paesi dovettero continuamente svalutare la propria moneta o sostituirla con una nuova. L'America Latina è stata caratterizzata da un consistente incremento demografico che contribuì alla ripresa dell'immigrazione proveniente dall'Europa. La sua popolazione si era quadruplicata. La situazione peggiorò con la crisi degli anni 70. Molti paesi furono costretti a indebitarsi a tassi di interesse molto elevati e il debito estero risultò 7 volte maggiore. Si verificò anche una fuga di capitali all'estero, ossia il trasferimento in altri paesi dei capitali privati. In seguito alla crisi degli anni 70, i governi mutarono la loro politica economica e attuarono forme di deregolamentazione e di privatizzazione. Gli acquirenti delle imprese messe in vendita erano sia imprenditori nazionali che imprenditori stranieri.
I loro investimenti furono di natura speculativa ed essi puntarono più sui risultati di breve periodo. Negli ultimi decenni è stata abbandonata la politica protezionistica e i paesi latinoamericani sono entrati nel GATT e poi nella WTO, partecipando al commercio internazionale. Sul finire del secolo, diversi paesi dell'America Latina diedero vita al Mercosur, il mercato comune del Sud. L'America Latina è attualmente un'economia terziarizzata, con profondi squilibri tra i paesi e i vari ceti sociali. Fino alla metà dell'Ottocento, la maggior parte del continente africano era ancora sconosciuta e inesplorata. Gli abitanti di molte regioni praticavano un'agricoltura di sussistenza. Nel 1880 l'Africa fu conquistata dalle potenze europee che conquistarono le proprie colonie. I colonialisti introdussero i diritti di proprietà e sfruttavano la manodopera locale nelle piantagioni e nelle miniere. Con la fine del colonialismo, fra gli anni 50 e 60 del Novecento, si formarono nuovi stati indipendenti. Nella maggior parte dei casi, artificialmente e privi di una chiara identità nazionale. La Golden Age fu caratterizzata dagli interventi statali in economia, ritenuti indispensabili per garantire la modernizzazione dei nuovi stati dell'indipendenza. L'azione del governo conservò delle ex colonie per la loro funzione di esportatrici di materie prime in cambio di manufatti. Si formarono gruppi che trassero vantaggio da questi traffici. Mentre la popolazione viveva nell'ignoranza e nella miseria, i paesi occidentali e quelli comunisti fecero a gara per sostenere i nuovi stati africani. Il primo shock petrolifero costrinse gli altri a indebitarsi per acquistare il petrolio di cui avevano bisogno. Si formò un ingente debito estero. In molti paesi furono adottate politiche neoliberiste che portarono alla liberalizzazione del mercato e alla privatizzazione delle imprese pubbliche. L'Africa presentava molti problemi. L'incremento demografico è stato più elevato che in qualsiasi altra area del mondo. La popolazione africana era uguale agli inizi del Novecento a quelli di 3 secoli fa, prima che cominciò la tratta degli schiavi verso le Americhe. La vita media è dappertutto molto bassa, tranne nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo, dove si avvicina il livello europeo. Un altro problema dell'Africa è la scarsità di acqua, che provoca recenti periodi di siccità, come quelli degli anni 70 e 80. La siccità è sempre accompagnata dalle carestie, alle quali si cerca di far fronte grazie agli aiuti internazionali. Le continue guerre costituiscono un ulteriore ostacolo alla crescita dell'economia africana. La maggior parte dei paesi è stata scossa da guerre civili e colpi di Stato, che sembrano verificarsi con maggiore frequenza nei paesi a basso reddito o con una crescita molto lenta. Pare anche che il possesso o la scoperta di risorse naturali, invece di consentire ai paesi che ne dispongono di svilupparsi, fomentino guerre e rivolte. Molti paesi africani, infine, hanno difficoltà a partecipare al mercato internazionale. Quelli che non hanno accesso al mare sono sempre circondati da paesi, altrettanto poveri e privi di efficienti sistemi di trasporto. Perciò soffrono della condizione di stati interni, che non riescono a inserirsi nei traffici mondiali e sono condannati perciò alla povertà. Neppure la partecipazione al WTO produce qualche consistente beneficio per la scarsa capacità contrattuale nei paesi africani. Nonostante i problemi che affliggono l'Africa, vi sono segni di vitalità, a cominciare da quello demografico che nell'immediato crea enormi problemi.